Allora, buonasera a tutti. Io sono Elena Magini, curatrice del Centro Pecci e ringrazio le persone che ci stanno seguendo online per essere qui per la presentazione del libro di Jacopo De Benassi, The Belt. Questa presentazione fa parte di Pecci Art Books, la nostra serie dedicata ai libri di artista, ma non solo. Ringrazio le persone che sono qui con me, che sono ovviamente Jacopo Benassi, fotografo e autore di questo libro, Marco Mantellassi, co-CEO del Manteco, Antonio Grulli, critico e curatore peraltro di questo libro, e Monica Luisa Frisa, professoressa, critica, curatrice, che ha scritto un testo per questo libro. L'occasione che ci vede presentare il libro è la mostra di Jacopo Benassi al Museo al Centro Pecci, mostra che è stata in qualche modo anticipata da questo libro e da questo progetto. Soggetto di una campagna di affissioni sono infatti alcune delle fotografie che sono state selezionate da questo libro. Direi di cominciare a parlare di questo progetto e chiederei subito a Jacopo che cos'è The Belt. Intanto mi sentite? Buonasera, grazie. Si sente? Sì. Sì. Vabbè, The Belt è un libro nato un po' come tutte le cose belle per caso, perché io ero a fare una performance in questo spazio che la Manteco dà ogni anno per fare questo festival di teatro, danza. Ero con Chincaleri, che è un gruppo appunto di Prato, e ho fatto questo, abbiamo fatto Nottata Orietti, che è uno spettacolo che abbiamo portato in giro diversi anni, dove io fotografo live. Dopo questo spettacolo sono stato, nel senso buono, sequestrato dalla famiglia con un entusiasmo che io non avevo mai, cioè, raramente trovo un entusiasmo così forte, invitandomi a lavorare a un libro sulla loro fabbrica. E io ho detto, ma beh, adesso l'ho detto così, però poi dopo magari il tempo. Invece è nato il libro, cioè abbiamo iniziato a lavorare grazie anche a Cecilia, che non è qua presente, però che è stata fondamentale per la parte della Manteco, per lo sviluppo del libro, anche perché se non c'era lei non trovavo mai posti e suggestioni per fare le foto. E l'aiuto di Antonio per, diciamo, i progressi del libro, anche per i confronti con lui. Diciamo che è nato in 3-4 mesi, anche di più, quasi 6 mesi di lavoro abbiamo fatto in diverse fabbriche con cui la Manteco lavora, e tra cui anche la Manteco stessa, perché poi vi spiegherà Marco la fabbrica della Manteco cos'è, nel senso. E devo dire che la cosa che mi ha. Ma devo già parlare del libro a cappella, oppure introduco solo questa cosa e parlate. Cioè, non so, perché io, se no, non mi fermo più. Cioè, sono quelli, uno di quelli che non si ferma più e comincio a parlare del libro in continuazione. Cioè, io ho detto come è nato il libro: è nato dall'amore di una famiglia che ha veramente investito su un artista che un fotografo fuori dalle righe, no? E quando gli ho portato il lavoro la prima volta ho detto mi mandano via calci questi qua, perché era veramente, comunque la mia fotografia è cruda, molto forte, comunque tutto quello che non levo la polvere, ne aggiungo, capito? Perciò io ho detto, ma mandano via. Invece è stato ancora più entusiasmo, c'è stato ancora più entusiasmo da parte loro, e hanno proprio mandato carta bianca. Abbiamo fatto questo libro che non penso che tanti lo vogliono fare, firmandolo con la loro faccia. È un libro che di fatto si focalizza sul distretto tessile pratese e ne racconta alcuni aspetti.
Chiederei a Marco di raccontarci che cos'è la Matteco, che cosa fa la Matteco, e soprattutto mi incuriosisce molto perché avete scelto Jacopo tra i vari fotografi e i vari artisti che potevate coinvolgere per questo progetto. No, intanto grazie per questo invito, è sicuramente un onore essere qua. E ringrazio appunto Elena, ringrazio Maria Luisa, ringrazio anche Antonio per tutta la dedizione che ci hanno messo, perché sinceramente non è tanto fare un libro oggi, quanta passione uno ci mette, i contenuti, sembra un mondo abbastanza sempre irreale, ma ci sono dei momenti in cui veramente bisogna rappresentare anche la verità, bisogna rappresentare certe circostanze che in determinati, cioè purtroppo nella vita quotidiana passano però in secondo piano. E noi siamo sempre dietro al lavoro, abbiamo un'azienda che produce lane cardate dal 1943, siamo alla terza generazione, e non è per niente facile, ora siamo in un momento di Covid, però insomma siamo persone vere, siamo persone sincere, abbiamo visto crescere l'azienda, siamo diventati un'azienda leader nel mondo, e, però attraverso tanto lavoro, attraverso tanto impegno, tanta umiltà, e senza mai sentirsi appagati. Però insomma non siamo da soli, perché non è mai un vincere o un perdere da soli, si vince o si perde sempre in una squadra. In questo caso la nostra squadra è quella dei nostri collaboratori interni, ma è anche quella degli artigiani. Cioè, voglio dire, gli artigiani sono persone che ogni minuto si svegliano la notte per poter partecipare alla creazione di un tessuto, alla fabbricazione di un tessuto, di un filato, eccetera. E, non lo so, però vengono messi un po' in secondo piano, perché magari la Manteco è famosa, la Gucci è famosa, e questo non è giusto, perché insomma tutto quello che è dietro, tante volte le persone non se ne rendono conto, e ci vuole tanta sensibilità per portare avanti un progetto, e queste persone ce l'hanno, ed è una fortuna anche che ce l'abbiamo, queste persone, questi artigiani, che veramente in maniera molto cruda, molto vera, Jacopo li ha rappresentati, perché insomma se esiste l'Italia è perché ci sono queste persone, perché ci sono persone che lavorano dietro a progetti veri, progetti difficili, progetti diciamo artigianali, voglio dire, l'Italia è conosciuta per gli artigiani, è qui che facciamo la differenza. Un tessuto bello non è un tessuto bello perché passa attraverso delle macchine standard ed è sempre uguale, è un tessuto bello perché c'è qualcosa di più, e ringraziando Dio ci sono delle persone che ancora fanno la differenza. La fa la Maria Frisa nel suo lavoro, la fa Antonio nell'altro, lo fa Jacopo in questo caso, perché appunto ha fotografato gli artigiani, ha fotografato tutto quello che è dietro a un tessuto. E quando ci siamo conosciuti con Jacopo, praticamente era molto tardi la sera, probabilmente, non lo so, forse le una di notte, perché c'era stato un festival sull'economia circolare dove la Manteco era protagonista, e niente, siamo andati, non mi ricordo esattamente, però siamo andati nella Manteco Academy, che è sopra, sì, in una delle nostre, sì, esatto, dove viene insegnata agli studenti dall'università i vari passaggi del tessuto, della moda, eccetera. E in quell'occasione ci siamo incontrati con Jacopo, e per caso c'era lì anche la famiglia e tutto, al piano superiore, ecco, questo al secondo piano. E quindi ci siamo subito piaciuti, perché veramente Jacopo, anche se non lo conosci, sprizza tanta realtà, tanta verità, ed è un po', ti dico la verità, è un po', anch'io sono un po' in questo modo, perché non lo so, secondo me oggi bisogna anche essere un po' se stessi e andare un po' al di là di quello che sono le convenzioni diciamo giornaliere. E sicuramente Jacopo lo sa fare ed è un personaggio unico in questo genere, e dovevamo comunque, insomma, ci siamo fatti una foto con la famiglia, ci siamo conosciuti, e poi, come ha detto lui, grazie anche a Cecilia, che ha veramente seguito fin dall'inizio il rapporto con Jacopo, che si occupa più della parte, diciamo,
dei contatti, diciamo, con l'arte, con i musei, di cui anche la nostra società, insomma, sta sponsorizzando altre cose. Però con Jacopo, insomma, sinceramente c'è stato questo amore, probabilmente amore e odio, in che caso c'è stato un amore veramente sincero e non so che dirti, abbiamo cominciato... Arriverà l'odio. Esatto, e poi è venuto su questo libro, è bellissimo perché racconta veramente con un tatto sincero, con un tatto umano, una cosa insostituibile, che sono gli artigiani, cioè che sono persone dietro a una parte, dietro a un tessuto. Un'umanità pazzesca. Abbiamo bisogno di questo, Jacopo, perché davvero l'artista può dare molto più in là di noi, e tu l'hai fatto veramente in una maniera molto, molto sincera, e questo è un po' la nostra anche rappresentazione della nostra azienda, un'azienda sincera, un'azienda vera, senza tanti sfronzoli, molto concreta. Tu è certo che, insomma, oltre alla concretezza ci metti tanto altro, però insomma, complimenti a tutti, grazie di tutto. Grazie a te, grazie davvero. E io chiederei anche ad Antonio, che appunto ha curato questo libro, è venuto fuori, insomma, da quello che diceva anche Marco, un aspetto che anche secondo me è centrale di questo progetto, che è l'umanità. Tu quando parli nel tuo testo, quando parli di questo libro, lo vedi in qualche modo suddiviso in vari gruppi di fotografie, tre gruppi di fotografie, se ti va un po' di raccontarci. Sì, grazie Elena. Sì, credo che l'umanità sia la forse una delle parole chiave per interpretare non solo questo libro, ma anche quello che unisce tutto quello che sta dietro questo libro, nel senso che il lavoro di Jacopo è molto molto legato ad un aspetto umano fortissimo, soprattutto letto attraverso la dimensione del corpo, della materia, con tutto quello che questo può voler dire, ma anche l'umanità è anche quello che sta dietro, credo di poter dire che sia anche la grandezza che sta dietro ai distretti italiani industriali, anche alla realtà di Prato e anche aziende come quella del Manteco. E Jacopo è stato in grado di sottolineare soprattutto questo aspetto, perché le macchine possono cambiare, tra 10 anni saranno più nuove, più moderne, ma c'è una parte del lavoro, non solo della Manteco, ma che come a Prato al tempo stesso succede anche negli altri distretti italiani, c'è questa parte umana fatta soprattutto dalle mani di questi artigiani, che hanno un'intelligenza manuale, è come se le mani dettassero le cose che devono essere fatte, che anche tra 20 anni, 30 anni, 50 anni sarà esattamente lo stesso. Spero insomma che le cose non cambino da questo punto di vista. È stata la grandezza dell'Italia da sempre e sarà il nostro punto di forza se saremo in grado di sostenerlo anche in futuro. Come dicevi anche tu, il libro lo si può dividere in tre parti che sono anche tra loro intrecciate. Jacopo si muove sempre in maniera molto istintiva, anche nel momento in cui crea una specie di palinsesto, di andamento interno al libro. C'è una prima parte che è più legata ad una dimensione di astratta, dove la figura umana non appare molto, ci sono frammenti di territorio anche nel mentre che tu parli io sfoglio il libro per coloro, sì, grazie, quindi cerco di fare da contraltare a te che parli. Cioè, ci sono dei dettagli di questi terreni, territori che stanno attorno ai nostri distretti produttivi italiani, che sono difficilmente connotabili come città o come campagna, sono una strana via di mezzo. Poi iniziano a subentrare i macchinari, la parte più legata all'industria, e poi entrano i volti delle persone, prima come dettagli, appunto come mani, che per Jacopo sono uno degli elementi centrali di tutta la sua poetica, non solamente di questo libro, e poi i volti iniziano ad apparire dei ritratti veri e propri. E Jacopo ha creato una contrapposizione anche con quelli che sono dei capolavori dell'arte che sono a Prato e che lui è andato a fotografare. C'è anche ad esempio la cantoria di Donatello, che però è stata fotografata in un calco, quindi anche in questo caso c'è un doppio slittamento che,
A Jacopo piace sempre molto muoversi tra il reale, il fittizio, la rappresentazione, l'originale. È stato un percorso davvero molto, molto bello. Sono contento che Jacopo mi abbia coinvolto. Jacopo, ecco, questo ad esempio, l'immagine che vedete alla sinistra, ad esempio, è un'immagine su cui è riflesso il flash di Jacopo. Ha proprio fotografato il dipinto in maniera brutale, molto, molto frontale, quindi la luce del suo stesso flash, che è una delle sue cifre stilistiche. Adesso mi denuncia. Jacopo? Adesso mi denuncia il museo. Il museo. No, dicevo, sono stato molto contento di essere stato coinvolto da Jacopo all'interno di questo progetto. Lui aveva già fatto quasi tutte le foto, solo alcune le abbiamo scattate assieme, ne rimanevano solo alcune, ma il progetto era già completamente chiaro, aveva già chiaro tutto quanto nelle sue caratteristiche finali, praticamente era già pronto. E poi ho aiutato solamente a mettere un pochino di ordine, aiutarlo da un punto di vista pratico, ma il lavoro era già praticamente fatto. Oltretutto Prato è anche una città a cui io sono sempre stato molto legato. Io le primissime mostre che ho visto quando avevo su 18-19 anni erano al Pecci proprio. Quindi anche da un punto di vista mio biografico ho sempre avuto un legame rispetto a questa città. Per di origine sono toscano anch'io, del confine con la Liguria. Quindi l'ho sempre visto come un riferimento. E mi ricordo ancora la prima telefonata che lui mi ha fatto, mi è subito venuto in mente quel capitolo che poi ho anche citato all'interno del testo di Malaparte, in Maledetti Toscani, dove lui parla di Prato e ne parla con un affetto, con una forza che, anche se avevo letto molti anni prima, mi era rimasto impresso. Grazie Antonio. Jacopo, che cosa ti ha interessato di questo progetto? Cioè, comunque un lavoro che è anche diverso da altre fotografie che hai scattato. Che cosa ti ha affascinato di questa realtà? Guarda, io subito sempre che avevo scritto nei lavori, nei progetti, nello stesso modo, che mi fotografassi me stesso o fotografassi dei corpi delle sculture nude. Perciò io diciamo che sono molto convinto in quello che, cioè, sono sicuro di quello che faccio del mio lavoro. Lì è stato facilissimo perché comunque c'è stato da subito l'interesse della fabbrica, che è già bella la fabbrica in se stessa. Cioè, bello già che qualsiasi punto è come un locale bello o una casa bella. È facile fotografarla, no? Perché da ogni punto viene una bella fotografia. Io mi sono ho frequentato più di una fabbrica, ma una in particolare, dove la Manteco lavora molto in questa fabbrica, e devo dirti che c'è stato un rapporto anche umano con le persone che mi sembrava loro si lamentavano, loro vorrebbero per esempio per mangiare vorrebbero una mensa tipo quelle che ci sono moderne, no? Col pizzaiolo napoletano che fa la pizza a mezzogiorno per gli operai. In realtà non sanno che è uno schifo, è una merda, scusate la parola. In realtà loro mangiano la gamella, mangiano la roba da casa e tirano giù i tavoli, e questo qua è un aspetto che è incredibile, che mi è piaciuto perché è un aspetto, c'è un rumore pazzesco, è un aspetto che io non conoscevo, cioè aprono un tavolo vicino alla macchina dove lavorano, si siedono e mangiano e comunicano, comunque mangiano la cosa che gli ha preparato la moglie o si preparano il giorno prima loro. Questa cosa qua, secondo me, è un po' come incontrare le persone, è un po' come dire la mensa è un po' come comunicare su internet, ecco. E invece mangiare insieme le cose che ti porti a casa è un po' come uscire e incontrare le persone. L'ho vista un po' così, una cosa un po' antica, un po' mi ha riportato indietro, cioè nessuno ce l'ha il cellulare sul tavolo.
è incredibile questo aspetto qua. Un'altra cosa che mi ha colpito della fabbrica è che c'è stato un aspetto degli operai vicino alla religione, vicino alle immagini sacre, perciò ho fotografato nel libro, ci sono tante immagini sacre, perché comunque ognuno ha la sua immagine sacra, non c'ha la falce martello o altri simboli vicino, c'ha un Cristo, Padre Pio. Perciò questa cosa mi ha un po', anche a un certo punto ho cambiato rotta e sono andato fuori dalla fabbrica a fotografare le chiese anche. C'è delle foto delle chiese, dei muri affrescati che spariscono con i muri delle lana, della polvere della lana, l'ho mescolati insieme. E questa cosa ho trovato molta simbiosi per questa, gli affreschi e la lana che si deposita sulle cose. Devo dire che perciò da subito è stato un lavoro facile, anche se lungo, perché non era facile trovare poi un buon avviato. E poi ho avuto delle conferme importanti, tra cui Maria Luisa, che è qua con noi, che ha visto il libro quando l'ho portato a Venezia a farglielo vedere, e lei da subito entusiasta, perché lei ama il mio lavoro, perciò, come del resto anche altri, però volevo i consigli delle persone che mi sono state vicine, Antonio per primo, però tutte le persone che ho voluto che si fossero in questo libro qua. E anche la stessa Mantego, come dicevo prima, quando l'ho fatto vedere ero terrorizzato a che mi dicessero no, e difatti la prima reazione hanno detto è un capolavoro, noi non siamo questa fabbrica, la Mantego non era quella fabbrica lì, perché è una fabbrica dove la Mantego lavora anche, perciò sentivano che non sentivano rappresentati dalla mia immagine, però erano fieri che la avessi fatta, che comunque c'era, appunto per un discorso che mi ha fatto vedere un mondo che c'è dietro la lana, che di solito non si vede, o la lana o il vestito, quello che è. Beh, non so, non abbiamo inventato niente sicuramente, però io ho raccontato questa cosa qua, e è venuto facile, non so, per me. Maria Luisa, c'è una cosa di cui tu parli nel tuo testo, che è questa idea di viaggio che secondo te Jacopo ha fatto, che è un po' un viaggio che le ha permesso di conoscere come base di questo percorso e di questa esperienza. Non so se ti va di raccontarcelo. Sì, mi va di cercare di entrare all'interno di questo progetto e ringrazio moltissimo la Mantego, Jacopo, Antonio, che mi hanno coinvolto e mi hanno permesso di scrivere un testo. Io intanto vorrei dire però, scusami una cosa, sul libro, perché io amo molto gli oggetti libro e questo è un oggetto abbastanza particolare secondo me, perché ha un aspetto indistinto nella copertina, no? È una materia ribollente, posso dire così, Jacopo, sì. Dove non si riesce neanche a leggere il titolo. Infatti io all'inizio ho detto, ma dov'è il titolo, dove si legge, eccetera. E poi sono 218 pagine, e poi tra della carta blu, dove in inglese e in italiano ci sono i testi di Antonio e mio, sono conficcati, no? questa sequenza ribollente di immagini, molto materiche, in questo bianco e nero, appunto, con l'uso del flash che spara questi colpi, una sequenza molto, un viaggio, perché la sequenza è un viaggio, anche questa, una sequenza dove quasi pornografica, al limite del pornografico, no? In certi punti, perché la materialità del tessuto è mescolata alla materialità della carne, dei peli, la pelle, in un continuo andare, in avvicinarsi, allontanarsi, che è veramente straordinario. Poi l'altra cosa che io vorrei dire, la dico anche pensando che ci sono dei miei studenti che stanno ascoltando, è il titolo del libro, che è The Belt, che è molto... Io all'inizio ho detto, ma perché questo titolo? E mi è venuto in mente, appunto, io ho frequentato molto Prato, lo scrivo anche nel mio testo, perché io ho vissuto in un posto, in un periodo della mia vita selvaggia e ribelle, ho vissuto a Montepiano, che probabilmente Marco Mantellassi conosce,
territorio dove vivono le case molti collezionisti d'arte contemporanea. E quindi conosco Prato abbastanza bene. The Belt è la cintura, è la Madonna della cintola, no? Ed è bellissimo questo riferimento. Io l'ho trovato, io non, quando ho scritto il testo non sapevo che ci sarebbe stato questo titolo. Questo titolo è straordinario perché la cintola, come ricorda Antonio nel suo testo, è un pezzo tessile, un pezzo di tessuto, no? E quindi è un'immagine e un titolo veramente molto bello per questa, per questa, per questo libro e, per, e proprio per il rimando sottile, no? Che cioè non è una cosa così evidente, sarebbe stata altri titoli sarebbero stati banali e sicuramente avrebbero depotenziato la forza di questa sequenza di immagini. Io parlo di viaggio perché per me è stato veramente molto, molto bello tornare a Prato. Non è che io poi non sono più stata a Prato, ci sono andata spesso, anche ho frequentato il Peci. Anzi, ho partecipato alla nascita del Peci, perché io sono molto vecchia, quindi è bene ricordarlo. E quindi per me tornare a Prato e andare... conoscere, io non li conoscevo, i Mantellassi, è stata veramente una bellissima esperienza, perché appunto i viaggi sono sempre qualcosa che ti porta fuori, ma che ti fa guardare anche meglio dentro, no? È un doppio movimento, no? È il movimento verso l'esterno, ma qualcosa anche che ti fa ricordare. In tutti i casi, no? Quindi per me è stata un'esperienza di conoscenza, perché ho visto come lavorano, ho visto quello che fanno, cioè la passione che loro mettono in quello che fanno, se no non avrebbero potuto coinvolgere un personaggio come Benassi, no? E anche la sincerità di quello che fanno, che è assolutamente straordinaria. E poi appunto io ho ricordato una parte della mia vita lontana, ma è molto bello quando i sentimenti e le emozioni si uniscono. E l'emozione più grande nel rivedere le immagini, che ripeto, quando ho ricevuto il libro, Jacopo me le aveva portate a Venezia, ed era stato molto bello come me ne aveva parlato, come mi aveva parlato dell'entusiasmo con cui era stato accolto il suo progetto. È stato molto bello vedere appunto queste immagini dove la cosa molto interessante è la capacità che ha avuto Jacopo, poi sì, ne abbiamo parlato nei testi, l'umanità, le persone che lavorano, poi c'è questa... io non lo chiamerei neorealismo, ma lo chiamerei la verità, no? Di quello che lui trasmette, l'umano che attraversa quelle immagini, nello stesso tempo appunto questa materialità che è sempre molto forte, che comunque Jacopo non smette mai di ricordarci. È interessante questo perché io vorrei ricordare questo, visto che c'è Marco Mantellassi, il problema di chi fa il tessile è sempre lo stesso, no? Che è quello che deve comunicare il suo lavoro, no? Deve fare vedere quello che fa, deve far capire il suo progetto, eccetera. La moda è facilitata, no? Ci sono abiti che vengono indossati, ci sono gli immaginari che vengono mobilitati, eccetera. Il tessile ha sempre avuto un problema di rappresentazione, ma questo cosa ha prodotto sempre? Ha prodotto sempre una progettualità molto sofisticata. Pensate che addirittura il proprietario della Snia Viscosa è quello che aveva acquisito Palazzo Grassi a Venezia e aveva fatto il centro delle arti e del costume con dei risultati straordinari, no? Per dire che chi fa il tessile con questo suo problema di farsi conoscere poi fa delle azioni grandiose e appunto smisurate. All'inizio della nascita del Prêt-à-porter italiano, tutte le pubblicità che venivano fatte nei giornali di moda, c'erano le foto di Armani, eccetera, e c'era sempre il nome
dei tessuti che venivano usati. Questo per dire che il tessuto è tu hai fatto bene a ricordare gli artigiani, eccetera, ma il tessile è la materia di cui è fatta la moda italiana. Il tatto, il toccare, il guardare questa famosa trama all'ordito è quello che ha reso la moda italiana straordinaria e importante nel sistema contemporaneo della moda globale, no? Cioè l'Italia è l'unico paese che conserva intatta la sua filiera e che ha dei distretti tessili che sono straordinari. Non voglio fare la lezioncina, voglio solo dire quanto la vostra azione sia stata straordinaria e quanto il lavoro di Jacopo sia stato, secondo me, straordinario nel restituire questa qualità, al di là dei luoghi di lavoro che sono raccontati in maniera straordinaria. È secondo me molto bello anche appunto questa scansione che avviene, no, con quella che è Donatello, che è la Madonna della Cintola, che sono queste opere d'arte che costellano la città di Prato, che è una città molto bella, piena di monumenti importanti e di opere importanti. Ma la cosa, secondo me, ci sono delle immagini che ti restituiscono il tessuto, che ti sembra di poterlo, ti verrebbe voglia di accarezzare la fotografia per percepire la materialità di quel tessuto, il famoso tatto. Che tatto ha quel tessuto, si dice? Ecco, la sequenza, le foto di Jacopo hanno questa straordinaria qualità. Quindi grazie Jacopo. Devo dire che il titolo è un titolo che ha tirato fuori Antonio e che è bravissimo queste cose qua. E comunque sì, tutto vero quello che stiamo dicendo. No, non so se poi è vero che è bello il libro, perché a me il libro l'ho consumato ormai, come posso dirti, però è anche vero che più lo guardo più scopro delle cose che anch'io che le ho fatte, perciò devo dire che sono veramente felice del fatto questa collaborazione e per aver avuto carta bianca. Ripeto, non è facile lavorare un'azienda e fare quello che si vuole. Io potevo portare quello che volevo, ho lavorato così. Comunque grazie anche a Maria Luisa che ha scritto, a Antonio che ha collaborato così, a Cecilia che non c'è. No. Anche ringraziamo, ci tengo a sottolinearlo perché penso sia un aspetto importante. Il libro è stato pubblicato da Schira, in particolare l'aspetto grafico editoriale lo ha curato tutto quanto Edoardo Bonaspetti, che è una insieme a Lorenzo Mason, che ha fatto la grafica, e che è uno degli aspetti centrali. Edoardo è una delle figure più importanti. Sì, anche io mi sono fiato completamente a loro. Cioè, nel senso che anche la scelta della copertina così, di farla così, mi sono completamente affidato. Io padrone. È stato anche bello lavorare, che non fare come copertina un libro troppo fotografico. Io amo il neorealismo, prima c'è stato il neorealismo, Maria Luisa. Io in realtà il neorealismo per me è la fotografia, mi comprerei solo foto di neorealisti italiani. Perciò immaginate, mi sento onorato di questa cosa qua. Lo so, però se no noi italiani siamo sempre neorealisti, hai capito? È vero. Non si va mai avanti, troviamo delle nuove parole. Però vedi, la copertina non rende il libro neorealista, cioè appunto sembra un libro di arte concettuale, no? Poi uno apre e trova un'umanità pazzesca, incredibile questa cosa qua. Negli ultimi giorni ho fatto dei video, piccoli video, che in realtà era un video che stavo preparando per una presentazione da un'altra parte a Milano, dovevo fare, che è saltato, che volevo fare una performance, in realtà il tempo non c'è stato per farla, potevo farla oggi, ma era un po' difficile perché ci voleva un
un bel pezzo di lana, la proiezione, tutto quanto. E riguardare le foto è stato comunque molto emozionante, perché comunque può diventare anche un'altra cosa questo libro qua, e questa cosa è bellissima, perciò sono super contento. Io e Jacopo venivamo già da avevamo appena finito di lavorare a un libro, io e Jacopo, su Bologna, quello legato a Bologna, che era completamente diverso. Abbiamo voluto proprio fare anche una cosa completamente diversa, perché quel libro lo avevamo volutamente praticamente fatto io e lui, anche impaginato, avevamo deciso copertina, non abbiamo voluto nessun tipo di grafico, ed era venuto un oggetto molto semplice, molto bello, di cui ancora adesso sono molto contento. E per questo, quando è saltata fuori questa ipotesi di fare il libro The Belt, abbiamo deciso di muoverci sull'esatto opposto, quindi di coinvolgere diciamo due figure come Edoardo e Lorenzo, che sono proprio la grafica più moderna, più avanzata a livello anche internazionale, perché lavorano con istituzioni di tutto il mondo, e puntare su di un oggetto iper disegnato e molto molto carico, molto molto d'avanguardia nel suo aspetto, nel suo involucro disegnato. Abbiamo perso male. No, eccolo. È bella anche questa l'eterna questione del neorealismo in Italia. Io sono d'accordo con Maria Luisa, cosa, però sai, ultimamente ci ho pensato molto, è quasi molte figure anche delle avanguardie più di ricerca italiane, poi alla fine sono partite da delle forme neorealiste. Basta pensare a Pasolini, no? Forse la figura più importante. Allora, certo che figurati, cioè, tutti noi, faccio l'invito a Pasolini, figurati, quello che dico è, ma, sai, noi della moda siamo un pochino frivoli e superficiali, quindi queste parole, neorealismo, moderno, avanguardia, mi sembra sempre che siamo sempre lì, no? Facciamo come fa la donna Haraway, inventiamo delle parole nuove che definiscono degli atteggiamenti diversi, se no siamo attaccati alla zattera della medusa, no? Un pochino. Quindi, però io stasera sono un po' così, no? Cioè, sono un po', poi figurati, neorealismo è la nostra forza visuale, testuale, eccetera, dell'immediato dopoguerra, no? Quello che ci ha permesso di esprimere un pensiero che ha fatto scuola in tutto il mondo, figurati, non oserei mai attaccare il neorealismo, dico solamente che forse per Jacopo, che ha questa tattilità, questa cosa, forse dovremmo trovare una parola per definire il suo lavoro. A me affascina molto il suo lavoro proprio per una questione di intenzione rispetto alla restituzione dell'immagine, no? Questo a me interessa moltissimo, quindi basta, no? Quindi, anche monti la testa, abbiamo fatto altro. Parla un po' direi bene, ma... di noi, non so, dico. Certo, io è due ore che parlo. Letti i nostri testi e ti sono piaciuti, non so, qualcosa. Il testo è stupendo. Anche perché i grafici bravissimi, ma erano illeggibili, quindi bisognerà che qualcuno li racconti in qualche modo, no? I testi li ho letti in inglese, perché così almeno li rendevo ancora più difficili. Ma devo dire che comunque a parte scherzi, qua presente non c'è, adesso non perché voglio fare l'elogio a Cecilia, ma anche Matteo, tutti quanti, Franco e Patrizia, no, che sono la famiglia, dentro questo libro ci sono tutti loro, perché comunque mi hanno sostenuto, mi sostengono tuttora, cioè nel senso, perché comunque per la promozione del libro ho firmato più di 200 libri l'ultima volta che sono passato per sbaglio dalla Manteco, c'ho ancora il braccio che mi fa male,
No, devo dire però che è incredibile l'entusiasmo che hanno e come si affidano al lavoro di è incredibile. Io devo dire che poi ho conosciuto delle persone stupende, cioè, anche al di fuori, tra gli operai, e anche io pensavo che gli operai, le persone che lavorano al Teco mi dassero dei calci quando mi vedo. Invece c'era un entusiasmo anche nell'altra fabbrica dove siamo stati, incredibile, mi hanno tutti ringraziato. Cioè, di solito le persone quando le fotografo mi dicono che mi hai fatto brutta, li faccio brutti. Invece in questo caso è stato l'opposto. E per me, cioè, davvero, io infatti mi aspettavo il peggio. Invece è stato, cioè, quando sono tornato a registrare i suoni in fabbrica, tutti mi fermavano ringraziandomi del libro, cioè, manco gli avessi dato il libro. Cioè, proprio hanno visto le foto in giro per Prato, erano tutti entusiasti. C'è una foto che io amo tantissimo, che è una ragazza, una donna che porta, e lei lo fa tutti i giorni, porta delle matasse di lana, che vi dico che pesano tanto, perché le fotografa, non mi ricordo il nome di lei, però è nel libro, Elena, che porta queste matasse. Quando ho visto questo crocifisso dentro la chiesa, io ho pensato a lei che portava le matasse. Perciò è stato anche bello giocare un po' sull'aspetto iconografico religioso e questa cosa qua del lavoro. Quell'abbinamento lì penso che sia l'abbinamento che io amo di più, insieme a quello della lana appesa. Poi nel testo di Maria Luisa... Eccola, è lei l'Elena, Elena Masetti. Si occupa del reparto campionario alla Mantova. È bellissimo. Sì. Ci tengo molto questa cosa. Grandissima collaboratrice, persona anche lei vera, vera come te, bravissima. Sì, lei mi ha ringraziato, cioè, è stata bellissima questa cosa qua. Anche nel testo di Maria Luisa la cosa che mi ha colpito è il fatto che comunque ha fatto un itinerario mio, personale, che io non mi aspettavo più un discorso da professionista sulla moda, invece è stato anche un rapporto intimo con lei, che cioè, mi ha donato questa cosa qua bellissima, che io la ringrazio per questa cosa qua, perché è stato interessante questo suo testo qua che parla di me in maniera così, mi mette a nudo, no? E io non me l'aspettavo, te lo devo dire, Maria Luisa, però è veramente, è scritto col cuore, e questa cosa qua si percepisce, come quando fai un'opera. Con te si combatte, no? Per la tua presenza, sei una persona ingombrante, Jacopo, non si può prescindere da te. È vero, è vero. E poi hai tutti questi modi di muoverti che sono così affascinanti, no? Che sì, no, io infatti per quello faccio danza con chi in carriera. Certo. E chi in carriera, che non c'entrano niente col libro, però c'entrano, perché comunque con loro ho conosciuto la Manteco, e tuttora a Prato ci sono legato, perché ci lavoro in Chiarelli, ho fatto la mostra a Prato e ho scoperto da pochissimo che mia nonna era nata a Prato, è pratese, perciò mia nonna è pratese, perciò io sono un Prato. Hai riscoperto le tue origini. Non so se si è bloccato. Va? Eccolo. Sì, ora sì. Ah, qua arrivano delle domande. Arrivano delle domande, sì. Arrivano. Allora, volevo dire una cosa, posso dire una cosa soltanto, poi dopo. Sì, certo. Cioè, che quando ho fatto la performance alla Manteco, scusate, parlo male perché mi è cascato tutti i denti che sono al 10 sopra il mio tavolo. Non so ascoltare. E non parlo bene, però... Non sta scherzando. No, non sto scherzando. La mia protesi è attaccata al tavolo della... L'ho attaccata l'ultima volta. Volevo dire che comunque anche l'entusiasmo di Matteo, perché Matteo nasce fotografo,
è stato importante all'inizio quando ho fatto la performance con i Cricarelli, perché da subito lui mi fotografava, mi seguiva con la macchina mentre facevo le foto, e io lì ho capito subito che c'era subito un legame forte, non solo dire quello, perché ho visto la scritta di Matteo. Vai. No, chiediamo a tutti quelli che ci seguono se hanno domande, che possono farle tramite la chat e noi le vediamo in tempo reale. Le stanno già facendo, infatti c'è più che una domanda, una considerazione. Antonio Desideri dice: mi viene in mente che il lavoro di Jacopo non sia neorealista, ma anzi trasfiguri un mondo che nasce nell'immaginario, nel desiderio personale, nell'inconscio che viene a galla con forza psicologica enorme e non si consuma affatto con l'invenzione di nuove parole, più o meno modaiole. Non so se Benassi è d'accordo. No, ma io sono d'accordissimo, ma non mi reputo un neorealista. Io amo il neorealismo. Neorealismo è finito. Cioè, è stato quel periodo per me. Sì, non mi sento un modaiolo non mi sento manco un fotografo, mi sento più uno scultore. Io mi sento uno scultore. Dico solo che non mi piace scolpire, non fotografare. Beh, sembrerebbe alquanto controintuitivo, ecco, questa tua affermazione. In qualche modo, questa tua anima. Amo più il supporto che la foto. Sempre di più. Cioè, anche il supporto del libro è un supporto. Hai capito? Per me. Come la cornice, amo più lavorare intorno alla fotografia che la fotografia. Ormai lavorerò solo sull'archivio e penso fotograferò il meno possibile. Ciò non mi definisco un semplice artista. È anche il senso di fotografare e poi tu fotografi principalmente pensando al libro, ma poi capita che lo stesso libro venga poi fuori in mostra con alcune immagini, come il caso di De Belt, che è comunque presente nella mostra che abbiamo a Prato, ma come il caso anche di Fags, in cui mettiamo in relazione sia la fotografia pensata per il libro che la fotografia invece pensata per essere opera. È un po' questa cosa anche per la formalizzazione della foto? Guarda, io quando faccio una mostra, quando preparo una qualsiasi cosa, la preparo editorialmente. Per me diventa come comporre un pezzo musicale. Io non so suonare, però attendo il lavoro e comincio a creare un ritmo che poi va a completarsi col lavoro mio fisico sull'opera. Penso che, non so come dirti, mi reputo più un artista più concettuale che fotografo, non so, forse sbaglio, dico delle cazzate. No, questo è sicuramente nella mostra a Prato. Cioè, per esempio, io la mostra a te, non avrei appeso manco una foto. Lo dico, lo ridico. Lei lo sa, io avrei tutto accatastato al centro per dare un segno ancora più forte della mia voglia di comunque staccarmi dal mondo della fotografia. È una fuga, Jacopo? Sì, è una fuga, però non è che questo libro è fotografia, però non mi voglio più definire fotografo, ecco cosa voglio dire. Odio questa definizione, mi voglio staccare dall'altro. Perché ti senti definito troppo e rinchiuso, no? In una, perché a volte rinuncio anche dei lavori, perché non amo essere chiamato fotografo. Vado dal fotografo a fare un ritratto. Poi non so, è una sensazione vera, mia, ti sto dicendo adesso, che però è in me, e la dico dopo questo svuotare il mio studio.
comunque levarmi dallo studio tutte le foto, tutte le cose che tengo qua. Perciò, ma mi sento di dire, quando mi sento di dire che sono un fotografo, oppure niente da dire, no, non lo sono più, non lo voglio essere. Per i fotografi sono un artista, per gli artisti sono un fotografo, perché non so perché non vogliono che nessuno sia uno un artista e gli altri non vogliono che sia un fotografo, non so perché. E io voglio essere, non voglio essere definito, però vabbè, una cosa di discorso lungo, non voglio rompere le palle. Cioè, non mi sento fotografo, la conclusione di questa cosa è... Cioè, questo libro qua è più una... come se avessi scritto una cosa, non hai capito? Quando do ritmo a un'immagine, faccio un libro che meno male devo comporre una sequenza di immagini, per me non è più fotografia, ma è scrittura, comunque è scrittura quasi sonora, capito? Suonano. Non per niente, comunque il mio lavoro sta dirigendo verso... più la performance che la fotografia. Forse c'è l'ultima mostra che farò al Pace. L'ultima mostra che farò nella mia vita, forse, perché come artista non mi vorrà nessuno, giustamente, ma tutti mi chiederanno di fare le fototessere o fare le foto. Perciò non chiamatemi più a fare foto, non faccio foto, vengo a farvi dei tavoli. Allora, ci sono altre domande. Margherita chiede: com'è stato il passaggio dalle autoproduzioni a The Belt? E poi Antonio parlava di un dummy nato prima di questo libro. Che valore ha affidarti a un grafico per la produzione di un tuo libro anziché a te stesso? Scusa, puoi ripetere, stavo guardando le domande anch'io. Infatti, qual è la differenza? Allora, il passaggio della autoproduzione per te, questa persona. Il passaggio è, non so, la domanda dal passaggio dalle autoproduzioni. Produzioni... Io sono passato dalle autoproduzioni. Io le autoproduzioni continuo a farle, eccole qua. Eccole. Non mi fermo mai, 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 non mi fermo mai. Questa qua è la mia vita. Cioè, nel senso, le autoproduzioni sono basilari per me, non è un passaggio. Semplicemente che quando c'è una potenzialità economica per fare un libro di questo livello, è ancora più complicato per me, cioè è molto più difficile. Cioè accettarlo, cioè, capito? Cioè, non riesco proprio. Cioè, io amo molto di più l'autoproduzione, devo dire la verità, perché comunque le tocco io, le faccio io, e comunque mi piace il fatto che io comunque tocco la roba che produco, non solo la fotografia, è quello che volevo dire. Che il processo comunque è molto fisico. Dal giorno che non ci sono più, questa qua non la fanno più, invece questa qua lo possono rifare. Cioè, capito? Io questa qua l'avrei potuto un'opera d'arte, questa qua. Questo qua l'avrei potuto un libro che va divulgato e va tenuto in casa, ma non è un'opera d'arte mia, personale, che faccio. Poi ne posso fare una con dei buchi col trapano, magari diventa un'opera... Cioè, e perciò non è che c'è stato un passaggio, è che quando c'è la possibilità di fare un lavoro che ha una tiratura più alta, ben venga, no? Voglio dire, la fai. Qua tiro 100 copie e qua ne tiriamo 1000, cioè, qua ne tiriamo 1000, hai capito? O di più, o quello che sono. Perciò non c'è, lo fai, cioè, non c'è nessun passaggio. Cioè, se forse tutti i giorni stampassi dei libri così, io andrei, aprirei una tipografia, perché vorrei stamparmelo io, hai capito? Sì, sì,
è una questione di controllo anche rispetto, cioè sia di materialità e di approccio alla materia, ma anche una questione di controllo sicuramente rispetto al, però, al lavoro finito. È una domanda, non c'è nessun passaggio, come vuol dire, non c'è nessun passaggio. C'è una coesistenza di cose. Sì, lo fai comunque, c'è una commissione, un committente, cioè, è un po' come affrescare un posto, no, voglio dire. Una volta ti chiamavano a pescargli un posto, no? O ti chiedono di fare delle installazioni apposta per un giardino, per uno spazio, capito? Voglio dire. E comunque devi vivere anche te. E comunque questo qua è lavoro e lo fai, è bello il lavoro quando lo fai, che lo fai come vuoi te. Capito? Cioè, io non mi sarei mai pensato un giorno di alzarmi e andare a fare foto a Prato a un produttore di lana, capito? Perciò è anche interessante il fatto che non è solo che l'autoproduzione nasce da una mia idea, da una mia esigenza. Un libro così nasce dal volere di un committente che comunque ti dà in mano carta bianca per fare una cosa di finanza. No? Assolutamente. C'è Matteo Mantelassi che sta delirando sulla chat. Ti sta mandando un sacco di complimenti. Sì, sui piedi, parla di piedi. Un sacco di fan. Allora, io ringrazio tutti, non so se ci sono altre osservazioni, di domande non ce ne sono, e quindi direi che possiamo terminare qua. Ringrazio veramente tantissimo tutti, Maria Luisa, Antonio, Marco e Jacopo, di questa presentazione. Uso questo spazio semplicemente per ricordare ancora la mostra al museo, la personale di Jacopo al museo, e la presentazione di un altro libro di Jacopo, un altro libro non su commissione, ecco, non proprio, però un altro libro stampato che avverrà tra circa un mese. Che è Fax. Non so se Jacopo voleva dire qualcosa, ma io su Fax, su Fax ci sto lavorando in questi giorni, sto diventando pazzo, perché comunque fa liberatorie e comunque è un libro abbastanza, cioè Fax, e poi chiudo qua perché mi sembra che ho detto anche troppo, è il libro che racchiude 25 anni della mostra a Pecci, cioè in realtà non c'è 25 anni di foto mie, però c'è una foto che è un pannello che racchiude 25 anni da quando io ho fatto coming out adesso a oggi. Perciò quelle foto lì sono un po' le foto che le ritrovi un po' nel mio lavoro, nel mio percorso, però lo raccolgo tutti insieme aggiungendone altre e fanno, raccontano un percorso personale della mia vita che io in parte ho odiato e in parte ho amato. Perciò non è fa che sei nato un po' da quello, sì, esatto. E spero che esca presto, spero che esca da una stampa, perché esce per nero. Va bene. Sono tante cose di un progetto ampio che comunque presenteremo, e quindi presenteremo tra circa un mese. Ecco, quello io la mantica non me l'avrei mai pagato. E sono sicuro. Perché no, dai. No, è vero. Guarda, ti posso dire che da Manteco sono grandiosi, perché potrebbero finanziare anche quelli di grazie a tutti ancora. Non lo so. Comunque grazie a tutti davvero. Grazie Jacopo, grazie Maria Luisa, grazie Antonio, grazie Elena. Grazie. Ciao. Grazie Elena. Grazie a voi.